Adesso andiamo a provare un mezzo, ragazzi, che non avete neanche idea. Mio di pelle, fa un caldo della Madonna, pensavo facesse più freddo. Pantaloni per protezione, stivali da moto, casco integrale, ovviamente. Ed eccolo. MB3 250, tre ruote per un controllo assoluto. Peraltro c'è l'effetto nebbia da dentro e da fuori, da fuori. Ecco l'effetto nebbia. Ma anche da dentro, ragazzi, perché è incredibile come. Oh, cazzo, che fatica. Sono anche già in riserva e già ieri sono rimasto a piedi. Cacchio, senti che controllo con gli stivali. Cioè, l'indicatore di direzione come optional. E poi, ecco, e poi ogni tanto succede questa cosa e non va più. Ecco, guardate. Va bene. Praticamente la tecnica giusta è spegnere, aspettare che si spegna il quadro, riaccendere, sperare che parta ed è tutto come prima. Poco, c'è un grande motore. Senti che rumore di accelerazione furibonda. Ecco, tutto gas. La posizione in sella è tipo vasca da bagno, il che permette di rilassarsi comodamente. La frenata è avvolgente. Lo spunto è imbarazzante. L'ingombro è letale. Grande controllo, come vedete si può guidare tipo stile motard, uno mette giù il piede, fa il traverso, cerca di non morire. Primi metri con la bestia austriaca, c'è poco da dire, gran mezzo, bellissima ragazzi. Io la trovo esteticamente la più bella di tutte, non c'è proprio paragone. Davvero confortevole, rigida ma confortevole. Senti che morbidezza questo motore. La sto ovviamente facendo scaldare ed è una roba a giri bassi, è veramente piacevole, veramente. La prima cosa che noto è che questo qui è spostato più a destra. Cioè, nel senso, è vero che molto probabilmente una volta che è calda, cioè che il quick shifter sia salire che scendere, quindi molto probabilmente non c'è neanche la necessità di usare, sì, in effetti di usare la frizione, però vede che è messo male. Questo la freccia in culo, ma oggi abbiamo una lunga giornata di prova, quindi grazie al mio amico Fox che si fida, non so perché. Allora, è molto bella perché qua è stretta, quindi indubbiamente piace. A me piace. Davanti è veramente una piuma. Ragazzi, ma anche a 1500 giri è di una morbidezza. Cioè, traballa pochissimo, strappa zero. Ricordo che è un bicilindrico importantissimo perché siamo a 1300 centimetri cubici di cilindrata. Mamma, senti com'è morbida. È un po' complicato mettere frecce e cose perché ci sono 1700 tasti per un troglodita come me. Mi piace comunque, primo approccio bellissimo. E a velocità autostradale è davvero, davvero comunque confortevole, ha un assetto di base che mi piace tantissimo, perché sulle prime è leggermente morbida, ma c'è una sostanza sotto che è veramente notevole. Le vibrazioni io sinceramente non le percepisco, la trovo veramente. C'è una risposta del gas che è spaventosa, appena sfiori la risposta è veramente corposa. E la posizione la trovo molto azzeccata, è caricata ma non caricatissima. E lo sterzo è molto,
è leggero ma stabile, è che appena muovi un attimo la mano c'è quel titillino lì sopra, spero si veda, che mette gli abbaglianti, come avete visto adesso. Appena lo sfiori mette l'abbagliante, e oltretutto, dato che l'indicazione dell'abbagliante è grande come, guarda che penna ragazzo là, grande grande. Dato che l'indicazione dell'abbagliante è veramente piccola, cioè Marchino, sì, è anche probabile tenere spesso questo abbagliante tra le palle. È un po' rigido nel cambio, quando sei un po' in rilascio. No, la discesa in piega è veramente buona. È veramente una piuma sta moto. Sì, in effetti il quick shift funziona molto meglio quando sei un po' più alto di giri. Alleggerisce bene davanti ma rimane giù perché c'ha l'anti-wheeling e cazzi e mazzi. Senti come spinge sotto, il TC fa fatica a imbrigliare la potenza, continua a lampeggiare, qua si stava chiudendo davanti, che anche l'ha frenata tantissima roba ragazzi, mamma mia che mezzo. Grazie a Fox, il mio amico Fox, che mi sta gentilmente concedendo di scannargli un po' questo motorone, gran mezzo ragazzi. Ha questa sensazione di assoluto controllo, una facilità nel prendere i comandi che è veramente notevole. Mi sbaglierò perché il mio amico Antonio mi dirà subito che non è come dico io, ma queste gomme sono molto limitate per questa moto. È vero che sono finite, quindi sicuramente i loro limiti ce li hanno, ma questa moto ha bisogno di gomme assolutamente più performanti delle 22. E di una semplicità veramente sta moto che è paurosa. Cioè adesso siamo in quinta. Guardiamoci un po' di brianza. Siamo in quinta e in quarta adesso. Danza tra le curve in una maniera super proprio. Adesso ha preso un po' sotto davanti perché c'erano delle buche, ma è veramente fantastica. Minchia che mezzo. Minchia che mezzo. Questo l'hai già ciucciato? Sì, uno l'ho già ciucciato, è mio, e perché sennò mi si ribaltava. Ma che gli è venuto di più molto. Vai, questo è di meno. La frenata è
veramente consistente. Diciamo che nelle KTM provate ho sempre lamentato un filo di percezione di... come se ci fosse un piccolo filtro tra la leva e la frenata. Non è il massimo della sensibilità, sinceramente, ma stiamo parlando di un livello altissimo, cioè stiamo veramente parlando di freni potenti, gestibili, tra pinze di primo livello, pompa importantissima Brembo. Direi che non ci possiamo assolutamente lamentare. Sì, diciamo che sulla tornanzia è un po' troppo secco lo scalo. Conviene accompagnarla con la frizione, farla suonare un po' e magari aumentare il freno motore. Questa non traversa, per fare il traverso bisogna chiudergli l'ABS. Ribadiamo il concetto, in scalata all'approssimarsi di tornanti è un po' troppo invasivo, non fa doppiette niente, quindi tende a, non dico a bloccare, ma comunque a spostare un po' l'assetto, e questa cosa non è al massimo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on ripartiti dopo il traghetto, questi cosa stanno facendo con gli mazzi? La moto Skoda? Punto base eletta! Cioè, se passavo come mi avevo indicato ero morto sulla macchina che arrivava dall'altro senso. È una moto che si può guidare tranquillamente, cioè rilassati, o veramente facendo l'asino. Sono veramente impressionato, che bella moto. Guardate, adesso siamo a 2400 giri, 30-35 all'ora, posso anche mettere la terza proprio per sottometterla. 1900, diamo gas, una leggerissima vibrazione, sentite com'è pronta, è una roba incredibile proprio. Ah, ragazzi, c'è poco da dire, sto cappone è veramente bello, riesce a unire la facilità di guida alla prestazione con un modesto tocco per la comodità. Direi assolutamente soldi ben spesi. L'unica cosa, sono un po' indegno, sono le gomme. Non capisco il freno motore. Adesso ha iniziato a rallentare tanto e poi si è aperto. A 4500 giri molla. Adesso ci riproviamo 36 volte. 3,
quindi ci si è preso sotto. C'è qualcosa con questo freno motore che non capisco. Fino a mollare 4000 giri. Sa che è umido l'asfalto? Vabbè. Direi di sì. Direi di sì. Mi piace molto la risposta del gas, che è molto precisa, molto precisa. Adesso in questo momento che stiamo andando in coda a bassi giri, la rotazione di un minimo dell'acceleratore non dà scossoni, quindi vuol dire che è tarato, a mio giudizio, molto bene.